Il nostro tempo insieme al capitolo è un tempo di gioia. Possiamo vedere facce che abbiamo conosciuto per tanti anni. Possiamo incontrare nuove facce e conoscerli un po'. Infatti, non era un tempo gioioso sabato scorso quando abbiamo sentito le testimonianze di tanti frati da tutte le parti del mondo, della loro vita. Però come Coelho ci fa ricordare, c'è un tempo di gioia e c'è un tempo per pianto. Infatti, nella prima lettura di stamattina sentiamo un passo dal libro del profeta Geremia, una lamentazione. Lui lamenta la distruzione della città di Gerusalemme e la sofferenza del suo popolo. Ed è interessante perché questo popolo lo hanno perseguitato. Invece di sperimentare Schadenfreude, è una parola tedesca, gioia nella sfortuna degli altri, invece di quello, lui soffre insieme con il suo popolo. Il lutto, c'è un tempo per piangere. Oggi in un modo particolare facciamo lutto per il fatto che uno dei nostri confratelli giovani, Jalson, della custodia di Maranhão, è tornato alla casa del padre. Quando un frate muore, sempre sentiamo un po' di tristezza. Però quando è un frate giovane, non sempre è giusto che i genitori devono morire prima dei loro figli. E così sentiamo la tristezza e anche un certo senso di inquietudine. E possiamo anche ricordare Fra Leonard, si ricorda un frate dell'Immacolata, che ha voluto entrare in nostra comunità, però per ragione di una malattia mortale non poteva. Lo stesso in quest'anno, un anno di Calvario per lui. Lui ha vissuto insieme con noi e dopodomani sarà sepolto insieme con noi. Facciamo lutto. E ci sono altre ragioni per essere triste. Quando abbiamo sentito le statistiche dell'ordine, tanti frati sono andati via, sono partiti da noi. E Wayne ci ha fatto ricordare che non dobbiamo alienarli, dobbiamo cercare di tenere contatto. Però lo stesso, non sono qui e sentiamo quella mancanza. E possiamo far lutto anche per tutti i posti che abbiamo lasciato in questi anni. Non è mai facile partire da un posto dove siamo stati per decenni e qualche volta per secoli. Mi fa ricordare un po' quel passo di Atti degli Apostoli, quando Paolo e gli anziani di Efeso stanno sulla spiaggia e piangono, perché sentono la mancanza di Paolo che non vedranno mai più in faccia. E poi possiamo fare lutto per la nostra giovinezza che passa. Alcuni di noi invecchiamo, come Vincenzo, James. È difficile. C'è un detto polacco che dice staros nie radosz. Non è gioioso invecchiarsi. E sentiamo quello, che le cose che erano facili 20 anni fa non sono più possibili. E per quello facciamo un po' di lutto. E oggi in un modo particolare facciamo lutto per i nostri peccati, le nostre mancanze. Domani avremo una paraliturgia penitenziale in preparazione per la festa della Porziuncola. Sarebbe bene fare un bel esame di coscienza sui modi in cui non abbiamo vissuto quello che abbiamo promesso, sui modi in cui abbiamo scandalizzato gli altri, o in modo individuo o come ordine. È bene far lutto per quello. E se con tutte queste tristezze cominciamo a piangere un po', non aver paura. Le lacrime sono un dono di Dio. E qualche volta vediamo Dio più chiaro, con gli occhi che sono pieni di lacrime. This gathering that we have of our general chapter
is really a joyful event. We get to meet new faces, we get to encounter faces that we've known for a long time. It fills us with joy. And last Saturday, wasn't it an incredible joy to hear the stories of friars from all throughout the world as they gave witness to the life they're living? But Koheleth reminds us there's a time to rejoice and a time to cry. And the first reading today invites us into that sadness. It's a lamentation from the book of the prophet Jeremiah. He laments the destruction of the city of Jerusalem and the suffering of its inhabitants. And that's interesting, because those same people persecuted Jeremiah. And instead of experiencing Schadenfreude, it's a German word that means rejoicing in the misfortune of others, he cries, he laments. And we have reason to lament in these days also. Today we're remembering the passing of one of our young confreres from Marignano, Friar Jaison. We always are sad at the passing of one of our friars, but it's especially true when it's a very young friar. Something seems wrong. Parents should pass before their children. And so we're filled with a sense of sadness, but also a sense that something's not right. And today we can also remember Friar Leonard from England. He was a friar of the Immaculate who wanted to join our order, but couldn't because he was suffering from a mortal illness. Yet in this past year, his own Calvary, he lived with us. And the day after tomorrow, he'll be buried in our cemetery plot. And so we remember them as we mourn. And there are other reasons for mourning as well. When we heard the statistics of the order, all those friars who have left, didn't it leave us with a sense of sadness? And as Wayne reminded us, we shouldn't abandon them. We should continue to make them part of our lives. But still, they're not with us. And it leaves us feeling sad. And then there's all those places that we've left in these years. Some of these places, we've been serving the people for decades and sometimes centuries. It's never easy to leave them. It reminds me of that passage from Acts of the Apostles. Remember when Paul is on the beach and he's saying goodbye to the elders of Ephesus, and they're all crying because they'll never see Paul again face to face. And so we mourn our departure from those places. And we mourn the passing of our youth. Some of us are getting older. I mentioned James and Vincenzo. They're not young anymore. And it's never easy to get older. The Poles have a saying, "Stados nie rados," which means it's no fun getting old. The things that were easy 20 years ago are no longer possible. So it leaves us with a certain sadness. And then finally, we could mourn our sinfulness, our brokenness. Tomorrow evening, we're going to have a paraliturgy, a penitential liturgy. It's preparation for the Feast of the Portiuncula. It's good to recall our sinfulness, the ways that we've sinned against those promises that we made, the ways that we might have scandalized people, whether as individuals or as an order. For this too we mourn. And if with all this sadness we begin to cry, don't worry. Tears are a gift from God. And sometimes we see God most clearly through tear-filled eyes.